Bene, e adesso il grande successo. Sì, in effetti è stato il grande successo di Francesco. Beh, insomma, vai Francesco. Io è stato tutto, beh, allora, tutto l'insieme. Sì. Allora, come sapete, vi abbiamo annunciato, noi l'abbiamo appunto pubblicizzato poco perché l'iniziativa non partiva da noi, noi eravamo degli invitati. No, ma più che altro non l'abbiamo pubblicizzata poco per radio, ma in internet abbiamo fatto un bel cancano. Sì, no, potevamo di fare di più, cioè noi ci siamo appunto, eravamo come degli invitati, abbiamo fatto diciamo la parte minima. Ma no, potevamo fare di più volendo se avessimo voluto. Va bene, allora, noi appunto avevamo annunciato che il 24 marzo a Bologna si sarebbe tenuto il secondo convegno pagano New Age. Ecco, voglio dire una cosa che potrà servire a essere utile. Guardando il calendario di Radio Gamma 5, ho visto che il 24 marzo era la data in cui il Santo Uffizio diede l'ordine a Giordano Bruno di rinnegare la sua teoria sulla molteplicità dei mondi. Cioè, infatti questo l'ho saputo dopo, perché ti dico, guarda, sapete che Radio Gamma 5 ha fatto il calendario del 2002, e c'era un sacco di notizie anche, e c'era questa notizia molto bella, cioè appunto noi non lo sapevamo, lo abbiamo saputo dopo, perché altrimenti l'avremmo legato, cioè il 24 marzo del 1500 qualcosa è stato 92 mi sembra, non vorrei sbagliare la data, comunque è stato intimato a Giordano Bruno dal Sant'Uffizio di rinnegare la teoria della molteplicità dei mondi. E noi appunto abbiamo fatto questo convegno a Bologna. Appunto, il convegno era pagano New Age, tutti sanno benissimo le riserve che noi abbiamo sul corso New Age, tutti sanno la poca, quasi niente considerazione che io ho verso la New Age, però visto che la New Age faceva un salto di qualità e dava la dimostrazione di avere qualche forma di interesse appunto verso tematiche e più forti, più decisive di tipo religioso che la loro affermazione sulle cose più assurde, perché purtroppo la New Age è un minestrone in cui galleggiano sempre le cose peggiori, per essere chiari, perché c'è ben poco che galleggia che è buono. Allora noi abbiamo partecipato, relatori appunto era Claudio e anche Silvano, che ha portato i saluti del Concilio Mondiale delle Regioni Etniche, del professor Trinkunas della regione Rumova Lituana, e ha fatto un divertente intervento sulla trasformazione che è avvenuto di un dio lituano in diavolo in Lituania. È stato anche un convegno interessante da questo punto di vista, perché ha offerto una visione panoramica su una forma mitologica che in Europa è poco conosciuta. Per chi è interessa, nelle varie mailing list gli interventi sia di Claudio sia di Silvano sono già disponibili pubblicamente. C'è anche appunto il comunicato del VCER, che è stato uno dei documenti allegati al convegno. Cosa possiamo dire? Che il convegno, nonostante le notevoli pressioni degli inquisitori cattolici, nonostante che tutti quanti i soliti tipi che si vogliono ripristinare all'inquisizione abbiano sionati da fare, perché non sto qui ad elencarvi cosa hanno fatto e non hanno fatto, perché sarebbe inutile, perché i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, e quegli ascoltatori cattolici che sono all'ascolto sanno come si comportano, perciò non c'è bisogno di ricordarglielo di quello che sono. Il convegno è stato fatto. Il convegno si è svolto nella Sala dei Nuovi Verdi a Bologna, che è la sala gestita da Giorgio Celli. Giorgio Celli, sapete, penso tutti quanti, è quello studioso entomologo che studia gli animali e fa delle trasmissioni sugli animali su Rai 3. Giorgio Celli, fra le altre cose, è deputato europeo di un partito, vabbè, che non ha molto la mia simpatia, però insomma, in tutte le parti sono persone che sono in gamba. E ben volentieri si hanno ospitato nella loro sede appunto di Nuovi Verdi a Bologna. Il convegno è stato fatto, le relazioni sono state tenute, il convegno ha avuto un andamento abbastanza imprevisto. Perché? Perché i relatori New Age hanno dimostrato la pochezza della New Age, l'inconsistenza, e soprattutto hanno dato la dimostrazione concreta delle incapacità che ha la New Age di aiutare le persone, svuotarle. Sì, ma non cioè, delle idee, delle affermazioni devono sempre servire alle persone per dare un qualcosa che gli permette di camminare nel mondo, non stare nelle nuvole, perché avendo delle gambe noi ci muoviamo sempre sulla terra, e avendo delle gambe noi siamo destinati a incontrare, a trovare, a percorrere delle vie, e dobbiamo sempre avere un qualcosa che ci permette di fare questo. Allora, di fronte appunto alle nostre relazioni, io tra l'altro sono stato coinvolto come presentatore, mio malgrado, vabbè, comunque la cosa l'ho accettata come moderatore, va bene, l'ho accettata. Infatti le critiche dopo sulla New Age le ho fatte dopo su internet e non durante il convegno, anche perché appunto
essendo ospiti, sai, gli ospiti hanno sempre anche un compito da rispettare. Devono essere anche riguardosi. E quello appunto che è uscito è stata proprio questa vuotezza, questa mancanza, questa nullità, questo svuotamento completo che il New Age rappresenta. Cioè proprio, ma non è che lo rappresenta in se stesso, il problema è che rappresenta un danno per le persone, cioè le persone non sono più in grado di comprendere la realtà, sono legate a cercare un canale, chiamano channeling, con altre dimensioni, con altre realtà, con altre spiritualità, sono alla ricerca dei maestri invisibili, di insegnamenti occulti, sono alla ricerca degli angeli e poi non sanno camminare per una città, esatto. Non sanno osservare, non sanno comprendere, non sanno manifestare, non hanno niente. Di fronte alla durezza e alla sprezza dell'esistenza, perché noi sappiamo benissimo che l'esistenza non è un mondo di cotone, non è un mondo di bambagia, non è un mondo soffice, sono crollati miseramente, ma sono crollati miseramente proprio perché hanno fatto una scelta di non rendersi coscienti di quello che sono, hanno fatto una scelta di delegare ad altri e soprattutto con questa volontà di essere sempre buoni, di cercare l'intesa, non hanno compreso che la vita è scontro, che la vita è selezione, che la vita contraddizione è vita e che bisogna fare delle scelte, non si può pretendere di riconoscere in tutte le religioni qualcosa di positivo, perché noi sappiamo che non è vero, perché io non sarò mai disposto a riconoscere il monoteismo che possa servire all'uomo, posso solo riconoscere che servirà a demolire, a distruggere l'uomo. Perciò bisogna fare delle scelte radicali, delle scelte durature, e bisogna sapere anche distinguere le cose. E purtroppo la New Age non ha questa caratteristica, non insegna, non propone, non è. E comunque diciamo che è servito perché il convegno ha dato questo scontro che possiamo chiamare esistenziale tra una visione pagana, che è una visione religiosa, che lega l'uomo alla vita, all'esistenza, che la lega all'ambiente, alla società, alla cultura, e la visione New Age, che estraniando l'uomo dalla realtà in cui vive, alla fine lo soffoca, lo annienta e lo fa sparire. E diciamo che questo è venuto fuori proprio perché è stata la dimostrazione proprio fisica di questa condizione in cui la New Age porta le persone. Perciò anche in questo senso è ben servito questo convegno. La cosa più interessante è stata la dimostrazione di interesse fatta dalla moglie di Giorgio Celli, che ci ha offerto la possibilità di utilizzare anche in futuro la sede e di sfruttare appunto la possibilità che la sede dei Nuovi Verdi a Bologna, il che appunto, se le cose proseguiranno come stanno proseguendo, nulla toglierà che in futuro qualche nuovo convegno a Bologna fatto con impostazioni più corrette, più precise, più radicate, più determinate possa essere fatto. Anche perché in fondo il convegno di Bologna è una dimostrazione di una cosa molto fondamentale, del progresso che il paganesimo ha fatto. Io voglio ricordare che un paio di anni fa un presidente del consiglio di quartiere si vietò la sala e impedì il convegno. Passati alcuni anni i pagani italiani si sono rafforzati e i cattolici non hanno avuto più la forza per impedirsi di tenere il convegno. Hanno avuto la forza di fare una campagna denigratoria, di offendere, però non sono riusciti ad intaccare la realtà, non sono più riusciti a fermare nel concreto, nella realtà, nella materialità, nel mondo, il nostro agire. E questo già è un successo enorme, perché tra alcuni anni addietro in cui il convegno a Bologna non è stato fatto, dopo alcuni anni noi siamo tornati a Bologna e il convegno è stato fatto e nessuno è stato in grado di impedirci di fare il convegno, nonostante le loro pressioni, nonostante che abbiano riciclato i rottami peggiori, che abbiano usato i sistemi peggiori tipici dell'Inquisizione, non è che hanno inventato molto. Proprio le loro pressioni hanno permesso ad alcune persone di misurarli, cioè nel senso che si sono sputtanati, cioè quelle persone che magari potevano avere qualche dubbio, sì, e adesso non lo hanno più, per cui in effetti dobbiamo anche ringraziarli per questa, sì, loro attività. Sono stati all'altezza della loro bassezza, esatto, i cattolici. Esatto. Anche perché i cattolici con il loro comportamento, diciamo così, inquisitorio, hanno dato prova di quello che noi dicevamo, cioè noi quando diciamo che i cattolici hanno una volontà terroristica verso la realtà, verso gli altri, qualcuno diceva, ma siete voi che siete esagerati. Il convegno di Bologna, riuscito e fatto, non abbiamo più bisogno di dire i cattolici rappresentano una situazione di terrore, di terrorismo, ben peggiore delle Brigate Rosse rispetto alla realtà, rispetto alla società, rispetto alla cultura. Quella è la dimostrazione, cioè non è servito che noi aggiungessimo una sola parola per dimostrare questo. E questo qua, va bene, hanno fatto la loro natura, ma la loro natura si sta ormai ritorcendo contro, perché nel momento in cui
loro non troveranno più il gregge, non troveranno più le pecore, troveranno delle persone determinate che non si vogliono fare intruppare, il loro lavoro di pastori sarà finito. Ma la cosa peggiore è che è proprio la nostra presenza sta aumentando il coraggio. Sì. Cioè, io sto vedendo in giro che altre persone stanno tentando di organizzare i loro convegni. Qualche anno fa non l'avrebbero mai fatto, cioè nel senso che si stanno andando a fare, stanno cercando di fare convegni Wiccan, convegni di altre cose, riunioni oppure riti semipubblici, e sinceramente qualche anno fa non l'avrebbero mai fatto. Non si sa quante persone possono essere, 2, 3, 10, 50, ma non è importante il numero, è importante che le persone tirino fuori dentro di loro e il loro essere persone religiose lo rappresentino nella quotidianità. E questo qualche anno fa non sarebbe mai potuto essere, e se questo è grazie all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, è grazie a Radio Gamma 5, è grazie alla nostra attività che da anni portiamo avanti. Sì, che portiamo avanti sia su internet sia su questa radio. Anche perché a Bologna qualcuno ha detto: io non pensavo che foste delle così brave persone. Cioè, effettivamente qualcuno ha dovuto ricredersi in maniera pesantissima su chissà cosa succede, insomma. Sì, perché abituati all'attività appunto di disinformazione, di menzogne, di propaganda che per anni hanno cercato di fare sul nulla, tipo i movimenti, i gruppi che si richiamano ai movimenti antisette. Che poi la setta peggiore è appunto la Chiesa Cattolica, e sono i cattolici la setta peggiore, la più terrificante. Di fronte alla loro attività, che era basata sulle accuse più assurde, moltissime persone sono trovate di fronte a cosa gli veniva raccontato e cosa c'era in realtà. E di qui hanno compreso il pericolo di cui rappresenta il discorso dell'Inquisizione Cattolica in Italia. Sì, e qualcuno che non ha potuto o non ha voluto venire ha ricevuto delle mail del tipo: beh, era meglio che ci fossi stato, avresti imparato qualche cosa, insomma. Per cui in effetti sta girando anche, non solo su internet, ma anche nei circuiti, i nostri circuiti, diciamo così, quelli pagani, quelli vicini, quelli New Age, sta girando, insomma, la notizia che le cose sono state fatte e le cose funzionano, cioè è necessario affrontare la vita, perché è tempo di uscire dalle tane ed è tempo di riprenderci quella libertà di sviluppo religioso, quella libertà che i cristiani ci hanno sempre privato. Per cui io non sto dicendo tu devi pensare come penso io, ma io sto dicendo tu devi prenderti in mano la responsabilità di te stesso, cioè della tua fede religiosa, del tuo modo di essere, del tuo modo di rappresentarti nella vita, e devi metterlo sotto il fuoco questo, cioè devi accettare sia la critica sia difendere quello che tu fai, e il tuo diritto di credere anche nelle cose più assurde, perché se a te ti va di credere nelle cose più assurde, esatto, hai il diritto di crederci. Chiaro che se cerchi di convincermi me alle cose più assurde, beh, là ci scontriamo, là ci scaniamo, però tu hai il diritto di credere nell'assurdo, cioè non è che sia una cosa ma mi non so cosa lui pensa di me, col cazzo, cioè nessuno può essere giudice rispetto a una fede religiosa, a un proprio sentire, a un proprio percepire. Diverso è se tu vieni da me a chiedermi di credere negli UFO, benissimo, tu me lo dici, noi ci scontriamo, se tu non riesci a dimostrarmi che gli UFO esistono, beh, dico tientela, cioè è roba tua, ma è roba tua, cioè può essere anche una cosa preziosa che tu hai, per cui hai il diritto in ogni caso di manifestarlo. Per cui questo coraggio è un dovere che noi dobbiamo avere davanti alla vita, che è il coraggio di noi stessi. Guai se non ci fosse questo. Sì, ma è una cosa che per noi è fondamentale, non è tanto quello. L'importante è che le cose non vengano imposte come fede. Esatto. Cioè, quando uno comincia a togliere il termine fede, già è significativo. Qualsiasi teoria è sempre utile, ha sempre una funzione, un'utilità, ha sempre un beneficio, purché questa idea non sia la volontà di soppressione o di dominio degli altri. Ammetti che venga una persona che ha delle idee assurde, che noi non abbiamo mai sentito, giusto? Noi possiamo anche mettersi a ridere perché lei ha quelle idee, però sono le sue idee. Ora, se io devo scontrarmi con quella persona e riuscire a battere le sue idee, devo concentrarmi, devo studiare, devo capire come quella persona muove le sue idee, devo vedere là dove le sue idee non funzionano e devo costruire delle idee da opporre alle sue.
quando io ho finito tutto questo lavoro, io non sono più quello di prima. Mm-hmm. Questa persona con le sue idee assurde in realtà mi ha costretto a cambiare, cioè mi ha costretto ad acquisire informazioni e conoscenza. Perché comunque è una cosa preziosa, anche se gli faccio un mazzo tanto, perché sono più bravo, sono più consapevole, qualcuno lo farà, a me non ha importanza, insomma. Cioè, però comunque mi sono trasformato, comunque mi sono arricchito. Pertanto il coraggio è alla base di quello che noi dobbiamo fare, e dobbiamo avere il coraggio di noi stessi, perché dobbiamo avere il coraggio anche di dire, vabbè, non ti piace quel che sono, ma mi sono così. Cioè, questo è ciò che io credo. E nella misura in cui non ti danneggia, nella misura in cui non danneggia gli altri, tu il mio credere lo rispetti, io non te lo sto vendendo, non ti sto chiedendo di aderire al mio credo. Per cui ho il diritto di andare vestito di arancione perché mi piace l'arancione. Sì. Cazzo, noi altri vedemo passare per strada preti, suore, vestiti come cavolo che ci fa ridere, però... Insomma, nessuno va a prendere gli schiaffoni, per cui ogni altra persona ha il diritto di manifestare se stessa. Sì, ma infatti tutto quello che le religioni non monoteistiche hanno sempre detto è il coraggio delle persone, cioè nel senso che non si è mai fatto una pretesa di credere o di avere fede in un principio, in un racconto. Ogni racconto serviva sempre a dire alle persone: voi dovete essere voi stessi, dovete essere se stessi, e dovete essere coraggiosi, dovete essere eroici, ma dovete essere eroici in base alla vostra natura, in base ai vostri desideri, in base alla vostra proprio sensibilità, non in base a un qualcosa che dovete sottomettere. E d'altronde questo è quello che si chiede maggiormente, non si chiede di aderire, di credere, di sottomettersi, si chiede di dire alle persone: manifestate, siate la vostra natura, non rinunciate a voi stessi. Infatti il termine rinuncia appartiene sempre a una visione tipo monoteistico, ma il monoteismo è solo rinuncia alle cose, cioè rinuncia alla propria intelligenza, alla propria capacità di comprendere, e rinuncia ai contatti, alla realtà, alle manifestazioni. Invece noi sappiamo che ogni religione non monoteistica, ogni religione politeistica dice sempre: il mondo è molteplice, tu dai il tuo contributo, ma dando il tuo contributo tu entri in contatto con qualcosa che è diverso, da dove tu puoi anche benissimo attingere, da cui puoi avere un'utilità, da cui puoi trarre un beneficio, da cui puoi trarre una gioia, un piacere. E logicamente esiste sempre il ricordo dello scambio, cioè del rapporto, ma lo scambio implica sempre che tu riesci a dare il valore a quello che avviene. Esatto. Solo nel monoteismo abbiamo la privazione del valore del mondo da un Dio creatore che dal nulla lo crea e quando vuole lo distrugge. Sì, perché noi siamo arrivati, no, non ti preoccupare, noi siamo arrivati in un momento sociale, no? Che al di là delle singole visioni delle persone sta un po' svuotandosi di quello che è il dibattito, ma non il dibattito sul contingente, perché il dibattito sul contingente, cioè sulla situazione del momento, c'è sempre, ma va svuotandosi sul dibattito di progettare il futuro, cioè di agire per costruire il futuro. E purtroppo siamo arrivati a questo punto proprio perché il monoteismo ha agito distruggendo ogni tensione che veniva, cioè ogni tensione rivolta al futuro che c'era, anziché farla propria, anziché alimentarla, anziché scontrarsi con essa e costruire un'altra diversa o più efficiente, le ha tagliate semplicemente, le ha annientate, le ha diffamate, le ha distrutto quello che era la progettualità degli uomini. E purtroppo questa è una cosa gravissima per un popolo, cioè per tutto il mondo è grave, perché noi ci vediamo adesso scontrare tutta una serie di guerre, no, sull'intero pianeta. Molte di queste hanno una valenza religiosa, anzi quasi tutte hanno solo una valenza religiosa, ed è proprio la valenza religiosa che sta guidando le guerre. Ma sapete cosa significa valenze religiose che guidano le guerre? Significa solo la distruzione per la distruzione. Significa che ci vorranno 10-15 anni, un'intera generazione, per riuscire a incominciare un cammino diverso. E questo veramente è di una gravità immane. Cioè non esiste una guerra per un progetto. Quanti scemi fossero i progetti che c'erano precedentemente, no, a questo periodo storico, cioè sto parlando di 25 anni fa, per quanto quei progetti fossero stupidi, c'era una visione di cosa facciamo dopo. Qui siamo arrivati alla distruzione pure semplice. È micidiale, cioè gli uomini non hanno più futuro. Cioè, vi rendete conto che siamo arrivati al punto in cui per far fuori il nemico la gente si fa esplodere? Cioè, ma non so, per me è una cosa allucinante, cioè. Oh, siamo arrivati a questi punti, Francesco. Sì, ma io penso sempre, per dare una dimostrazione
tu hai fatto l'esempio qua dei kamikaze, beh, io mi ricordo, così vedendo i fatti, che ci fu questi kamikaze uccidono se stessi, certe volte uccidono 20, certe volte due persone, certe volte muoiono se stessi. C'è stato il caso, mazza clamoroso, di un cecchino che ha fatto fuori 10 avversari e ha salvato se stesso. E soprattutto è stato capace di riprodurre questo, cioè al di là dell'atto di guerra, che gli atti di guerra sono sempre atroci, però qua da dare la dimostrazione di due tipi di realtà, cioè il concetto di annientamento assoluto, cioè dire anniento me stesso. Sì, muoio a Sansone con tutti i fistei. No? Esatto, anniento me stesso e anniento gli altri. E io non sono più capace, cioè non mi interessa nulla di quello che avviene dopo, di come viene usato il mio agire. Quando mai tutti gli eroi della Grecia hanno pensato di distruggere se stessi? No, si sono sacrificati per gli altri quando se, ma non distruggere partendo dal presupposto di distruggere se stessi. Cioè, lo stesso Ulisse, quando inventa lo stratagemma della guerra di Troia, lo fa perché si rende conto che il tempo che è trascorso è troppo, che la loro vita è stata consumata in un'attesa eccessiva, si rende conto delle sofferenze che ci sono state e inventa con inganno un qualcosa che abbrevi questa cosa, ma lo fa non sacrificando se stesso, ma usando la sua intelligenza. Certo. Per ritornare alla sua vita. Per ritornare a vivere. Le Termopili, sì, sono morti tutti, ma avevano un obiettivo. Sì, ma non avevano, cioè, alternativa. Cioè, non avevano alternative, cioè il loro obiettivo è fargliela pagare il più possibile. Perché sì, non ma avevano... soprattutto l'hanno fatto, alle Termopili è significativo perché disse chiaramente una cosa che è essenziale. L'hanno fatto perché loro avevano un modello culturale che rappresentavano che erano, avevano un modello esistenziale e sapevano che se loro non fermavano l'attacco dei persiani, la loro cultura, il loro modo di essere, esatto, non sarebbe più ripetuto, non sarebbe più continuato. Esatto. Lì avevano una motivazione, infatti, e una condizione di svantaggio enorme, però loro erano consci di quello che rappresentavano, di quello che erano, ed erano consci che erano lì perché la loro cultura gli aveva insegnato a essere liberi, esatto, a non essere uniformi. Difatti, esiste sempre, cioè, alcuni racconti dei Termopili che sono molto belli, dicono fa, di fronte alla massa uniforme, indistinguibile dei nemici, dall'altra parte abbiamo delle persone che ancora prima di combattere si curavano, si mettevano a posto i capelli, si pettinavano, cioè si facevano belli perché avevano un'idea di se stessi altamente legata alla bellezza, cioè non pensavano che la loro vita, sapevano che la loro vita finiva, però il loro valore era la loro esistenza. Sì, sapevano che la loro vita finiva, ma non erano là per far finire la loro vita, era là per far finire quella degli altri, insomma. E di fronte alla dimostrazione, davano una dimostrazione di quello che era la loro natura, certo, loro che si pettinavano i capelli, dall'altra parte pronte soltanto a sparire in questo combattimento. E questa è proprio la dimensione di due concezioni, cioè dire la distruzione non deve mai essere assoluta e soprattutto è una guerra in cui, risolte le contraddizioni, non c'è bisogno di distruggere l'avversario, si cerca di trovare una soluzione a questi problemi. E questo è significativo anche perché il caso del Termopili è chiaro. Da una parte combattevano perché alle spalle avevano una città, esatto, non ci dicono mai cosa avevano dall'altra parte, avevano il vuoto, il nulla. No, avevano anche loro i loro obiettivi, però diciamo così, era legati più che altro a quello che era l'imperatore, cioè esatto, parliamo in quei termini, non è esattamente così, perché sappiamo che dopo anche al loro interno era completamente diversa, però sicuramente i persiani erano un esercito conquistatore in quel, sì, momento, non ci sono un cavo, insomma, ed è un esercito conquistatore di un'altra cultura, cioè, sì, un altro modo di vedere la vita, anche se noi spesso esaltiamo molti aspetti di quello che è l'antica religione dei persiani, no? Perché è un patrimonio fondamentale per la vita, però sta di fatto che la lettura del sistema sociale che sarebbe arrivato in Grecia era in assoluta contrapposizione a quello che è il sistema sociale che avevano le varie città della Grecia, per cui chiaramente è stata una guerra di, sì, culture, una guerra di modi per vedere la vita, che non ha a poco di religioso in realtà, ha soltanto un aspetto assolutamente sociale. Sì, sì, culturale, esatto, culturale di civiltà. Però quello che ci interessa è che gli uomini erano là, sapevano che sarebbero morti perché erano troppi gli altri, cioè non c'era scampo comunque, però erano là per farne fuori il più possibile, cioè per fermarli. Sì, ma per dare un futuro anche alla loro cultura, esatto, alla loro città, cioè nel senso che loro si sapevano che la loro cultura avrebbe permesso ad ulteriori persone di mantenere la loro identità, la loro forma culturale, la loro forma esistenziale. Soprattutto l'hanno fatto non perché legati a una visione messianica, di attesa messianica, esatto, o di paradiso, ma perché erano consci di quello che era stata la loro vita.
cioè loro hanno rinunciato alla loro vita non perché per una vita eterna promessa, ma perché avevano vissuto, la vita che avevano vissuto l'aveva riempito di significati, esatto, di valori, lei era stata molteplice, era stata ricca, di conseguenza loro si rendevano conto che la loro vita finiva, però non finiva il loro tipo di esistenza. Esatto. E questo è veramente chiaro. Certo che noi abbiamo appunto, nei tempi moderni, abbiamo completamente l'assenza del futuro. Siamo totalmente in attesa messianica di qualcosa che possa risolvere le cose. Siamo in una società in cui si tende a parlare del neutro, di cancellare le differenze, di cancellare le culture, le manifestazioni, di togliere anche quelli che possono essere gli archetipi, o i riferimenti, o le tradizioni, o il mantenere la memoria, e questo veramente è preoccupante, ma d'altronde questo appartiene sempre a una volontà del monoteismo di cancellare tutto, cioè di arrivare a un certo punto in cui arriva un Dio creatore che fa tabula rasa della vita, che fa tabula rasa del mondo, che annienta tutto e si riparte con un'altra situazione. Ma noi sappiamo che questo non è possibile. Infatti abbiamo fatto il convegno di Bologna apposta per sappiamo che non è possibile. E anche per far capire appunto ai New Age che la loro soluzione è una soluzione suicida, esatto, è una soluzione che alla fine li farà portare a essere una dimensione all'interno dell'azione cattolica. Cioè, insomma. In pratica quello che è stato il secondo convegno New Age, New Age alternative, è diventato il secondo convegno, cioè il secondo convegno però caratterizzato dal paganesimo, per cui non so, il terzo convegno sarà tutto pagano a questo punto, a meno che la New Age o qualcuno di loro non decida di dire io appartengo a questo sistema religioso e voglio rappresentarlo in maniera ben più consistente, cioè portando argomentazioni un po' più solide, ecco, di quello che hanno fatto. Purtroppo la New Age fino in questo momento non ha mai rappresentato una capacità di elaborazione profonda, ma soprattutto anche soprattutto per scelta di chi si dichiara New Age, cioè nel senso che il New Age tende sempre, forse per una visione troppo politicamente corretta, a togliere le differenze della realtà, gli scontri, cioè gli spigoli. Ma d'altronde noi sappiamo che esiste in questo momento uno scontro di cultura religiosa tra una visione politeistica pagana e una visione monoteistica. E non possiamo fingere che non esiste, non possiamo nasconderci, non possiamo fare gli struzzi, non possiamo svolgere il guardo altrove. Dobbiamo osservare la realtà e su questa realtà dobbiamo agire. Mi viene in mente una cosa, no? In Roma antica c'era una specie di proverbio, di solito lo si dice in latino, io non ve lo dico in latino, ve lo dico in italiano, è il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, no? Che in realtà non significa che non c'è da ridere, ma significa che la vita è seria e la vita va affrontata seriamente, dopodiché posso anche mettermi a ridere, posso anche vivere con leggerezza, però solo perché vivo seriamente posso avere i momenti di leggerezza o le situazioni di leggerezza, ma se vivo solo di leggerezza non ho assolutamente niente. Cioè, questo è da capire, no? Cioè, noi come pagani politeisti siamo seri nell'affrontare la vita, noi viviamo per sfida, appunto per questo domani sera possiamo divertirci e sguazzare e sbevazzare e raccontarci le nostre canzoni alla Sergio, però è perché viviamo seriamente. Non perché quello è il nostro modo di vivere. Naturalmente, se una persona vive solo in quel modo, sarà solo quel modo che avrà con cui rappresentare se stesso. Per cui a quel punto tutti siamo buoni, tutti siamo belli, tutti siamo bravi. In realtà il leone mangia, non c'è niente da fare. E il monoteismo porta le bestiame al macello. Sì, appunto, visto che Claudio l'ha tirato fuori, io appunto ricordo che domani sera c'è la cena del Musso, l'appuntamento è a Marostica in via Montero 66, sulla statale che da Bassano porta a Bassano. Ore 8, mi raccomando. Da Marostica a Bassano, dove c'è la sede di Radio Gamma 5 a Marostica, lì dalle 20 alle 20 e un quarto saremo presenti per chi vuole venire alla cena, poi si parte e si va al ristorante. Appunto, è una cena goliardica, una cena di divertimento, è un'occasione per stare assieme, per discutere, chiacchierare, divertirsi, ed è appunto a conclusione proprio di questo mese altamente impegnativo, e appunto è la cena della passione, come mi dico sempre io, ognuno c'è la propria passione e di conseguenza
è caldamente consigliato il menù a base di musso, però chi non vuole il musso può mangiare sempre qualcos'altro, insomma. Vuoi che diamo il via alle telefonate, Claudio? Va bene, diamo il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Sì, io... Sì, no, di pure. No, no, vai Francesco. Io appunto ricordo sempre ai nostri ascoltatori che esiste una nostra attività sviluppatissima su internet, che ci sono varie mailing list, vari gruppi di discussione, varie iniziative a cui le persone Pronto? Possono fare riferimento e possono partecipare, ed è una forma Ciao, di collegamento. Dimmi, sono Alessandro. Dimmi Ciao. Veloce. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti quanti. Vuol dire che posso dire che sono stato sempre reazionario, non nel senso cattivo, ma nel senso che ho dovuto subire l'olocausto, perché quando ero nelle forme tradizionali, ero una forza importante per la famiglia, e quando chi mi ha preso farmaca, allora sto diventando un peso, allora mi sono reso indipendente per non pesare sulla casa, cercare di far pari per mantenere la famiglia, per poter andare avanti. I padri mi dicevano: ciao, fai pensionato, sfrutta quella pensione e basta. E mi voleva invece, essere come gli altri, allora tenevo le vacche, tenevo questo, tenevo quello, ma in realtà, per quanto che mi industrializzasse, la concorrenza dell'agricoltura, il discorso che non più potevo aiutare mio padre, che mio padre pensava di fare la strada, perché la strada era l'avvenire dell'economia, quando che mi ha colpito a me, si è diventato poeta anche a mio padre. E quando che mi sono sta in possibilità di costruire la mia casa, e sono sempre stato affannosamente dipendente da psicofarmaci, l'olocausto continuo, e mi, per quanto reazione che abbia fatto contro il mondo, contro il mondo circostante, i pratica sempre a questo. Messo in testa. Okay. Grazie Alessandro. Ciao, grazie. Bene, abbiamo sentito anche Alessandro, che è sempre benvenuto naturalmente. Allora, quello che volevo dirvi io, stasera parlerò degli ignorfici, non leggerò gli ignorfici, ma vi parlerò del periodo storico in cui gli ignorfici sono stati scritti, perché dalla prossima puntata, nelle trasmissioni delle 16:30, cominceremo la lettura degli ignorfici, e comincerò da un ignorfico che è il cielo, e che è l'esaltazione a Urano stellato, per cui questa sera parleremo di quel periodo storico. Ed è importantissimo quel periodo storico, perché proprio in quel periodo e subito dopo arriveranno i cristiani, il cui fine è la distruzione della cultura. Per la distruzione della cultura operata dai cristiani, intanto vi parlerò anche di Proclo, naturalmente dello scontro che c'era nella scuola neoplatonica. Per quanto riguarda la distruzione della cultura dei cristiani, mi servirò appunto del terzo volume uscito della storia criminale del cristianesimo. Vi ricordo che Karl-Heinz Deschner ha scritto questa storia criminale del cristianesimo, è appena uscito il terzo volume, ed è dal terzo volume che vi leggerò quel capitolo, e vi ricordo che in Germania è stato appena pubblicato il settimo volume. Io ho visto delle citazioni in giro dal quarto e dal quinto volume, tanto perché riusciate a capire quanta importanza sta avendo questo libro. Addirittura la casa editrice credo che ne abbia stampato 11 edizioni soltanto del primo o del secondo, una roba del genere, cioè sta facendo un affare, la casa editrice Ariele con questo libro ha fatto il suo affare. Perché? Perché sta dimostrando a livello nazionale che cos'è il cristianesimo, e lo sta dimostrando in una maniera talmente logica. Pronto? Lo sta dimostrando in maniera assolutamente logica e assolutamente coerente da essere praticamente inattaccabile da chiunque. Sì, ma difatti nessuno si è permesso di criticare appunto la consistenza appunto che ha avuto la storia criminale del cristianesimo, proprio perché la storia criminale del cristianesimo è solo criminale. E il fatto che siamo arrivati a un numero di volumi così consistenti è una dimostrazione proprio concreta di quanto il monoteismo del cristianesimo abbia fatto di dannoso per la nostra cultura e per la vita dell'uomo. E logicamente nessuno degli autori cattolici
critica o cita questo argomento o cita questo testo, proprio perché è un testo incontestabile, talmente documentato, talmente pignolo, talmente consistente, che è una massa di informazioni, di note, di riferimenti. Sì, ciao, Marco. Ciao Marco. Ciao Francesco. Ciao. Volevo dire una cosa, perché io ricevo una rivista trimestrale dove pubblicizzano dei libri, no? Di letteratura, eccetera. Fischio, vero? No, mi sento. Ecco. Vai. E, conoscete Rino Camilleri? Sì, purtroppo. Beh, sì. No, perché mi sono stracciato le vesti, così, insomma, tra virgolette, perché ho letto un po' in abbreviato. La vera storia dell'Inquisizione di Rino Camilleri, per caso. Ecco, sì, sì, sì. Ma voglio dire, una piccola osservazione. Beh, a parte che deve aver scritto anche qualcosa sul sillabo, insomma, questo qua. Beh, Rino Camilleri ha scritto, so che un amico mio non ha più comprato un giornale, perché Rino Camilleri ha detto che la Chiesa Cattolica aveva fatto bene a processare Giordano Bruno e a condannarlo. Sì, 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 ecco, sì. No, voglio dire, se lo conoscete bene, se mi potete parlare di questa persona, che mi sono indignato di sentire una piccola recensione del libro che avrebbe scritto sull'Inquisizione. Praticamente, farla in breve, ha detto: ma sì, cosa volete, prenderla troppo sul serio, l'Inquisizione è un po' figlia del suo tempo, e poi forse, insomma, questi inquisitori non erano poi questi insomma cattivi, questi insomma preti proprio fanatici, eccetera. Insomma, hanno fatto bene il loro dovere e hanno purgato, insomma, dall'eresia. Ma è possibile lasciare in giro uno che la pensa così? No, perché io non ho mai avuto istinti omicidi, no? Ma di fronte all'evidenza dei fatti, per esempio, io sto leggendo un libro sull'Inquisizione, adesso non ricordo gli autori, ma è un libro che mi sembra fatto bene, molto bene, con tanti riferimenti storici, insomma, un libro che addirittura io lo trovo obiettivo, perché si mette a volte anche dalla parte, insomma, della Chiesa, di questi inquisitori, ma poi però i fatti li racconta, le denunce di quello che è stato fatto, sono crimini contro l'umanità. Voglio dire, ma un Rino Camilleri che si permette di fare la critica a quelli che hanno criticato l'Inquisizione, che argomenti ha? Ecco, volevo solo domandarvi questo. Ciao, vi saluto. Ciao. Ciao. Ma dunque, anche a noi ci chiederemo che argomenti ha, però sai, facciamo un piccolo, guarda, il problema è che non è Rino Camilleri, perché Rino Camilleri è uno dei tanti servitori che fanno questo. La casa editrice di Rino Camilleri è la edizione PM, che sono edizioni super cattoliche. Allora, la PM molto astutamente aveva cominciato a pubblicare tipo un libro, il libro nero dell'Inquisizione. Bene, allora dice: questi qua sono contro l'Inquisizione, ed era fatto sempre da cattolici. Benissimo, nel libro si viene fuori la teoria che i morti per roghi erano solo 70.000, quando sappiamo che studiosi come Luciano Parinetto li quantificano come minimo in decine di milioni di persone che sono morte sul rogo. Ecco, e questo qua è una cosa significativa, ma d'altronde i cattolici hanno sempre agito così, nel sminuire, nel togliere validità a quello che fanno, nel dire che in fondo loro l'hanno fatto per la salvezza degli altri. E questa è la cosa più pericolosa e più veramente criminale. Ciao Francesco, volevo solo leggerti due righe su un testo da Io e il Cosmo di John Barrow. Sì. Lo conosci, lo studio universitario di Cambridge. No? Tale, dunque, se argomenti come il caos e la complessità sono stimolanti ed essenziali per comprendere i vari tipi di problemi presentati dal mondo reale, essi non sono adatti a essere esposti nell'ambito di strutture tradizionali di insegnamento, perché per definizione i sistemi fisici caoticamente impredicibili non costituiscono semplici soluzioni esatte delle equazioni della fisica. Il loro studio richiede l'arte della modellazione al computer. Chi affronta un dato problema cerca sia una composizione profonda sia una soluzione matematica. Per raggiungere quest'ultima simula il computer l'evoluzione di sistemi complessi composti di molte parti che interagiscono fra loro e studia gli esiti in modo osservativo ricorrendo a una grafica progettata molto attentamente. Anzi, non è affatto una coincidenza che l'intero studio della complessità e del caos si sia sviluppato di pari passo con l'evento del personal computer a basso costo. È un tipo di matematica sperimentale. Non vado oltre perché voi altri ci siete molto addentro, siete dei professionisti in questo caso. Perché dico questo? Perché
cerco di collegare l'idea del paganesimo come, diciamo, coerenza con lo sviluppo della scienza e della tecnica e soprattutto della matematica, che stranamente non fanno a pugni con il paganesimo. Ma Giampaolo? Dimmi. Mi meraviglio di queste tue affermazioni. Proprio che nel tuo paese stanno facendo il mese del discepolato, tu ti vai a dedicare a questi studi. Ma lo sai che dare una definizione di discepolato, mi stavo chiedendo se nella grammatica italiana possa esistere o l'hanno inventata loro, perché è una cosa, non so se sia fra il faceto e lo... Sì, infatti io mi sono messo lì quando l'ho visto. Anche te? Sì. Ma no, beh, perché io proprio davanti a casa mia... Sì, infatti sono proprio passato dopo, cioè nel tuo paese, ho visto questi manifesti e mi sono messo a ridere. No, non era pazzi. Sono cose pazzesche. No, poi mi sono divertito appunto quando c'era la frase grande, ha pagato per noi. Ma cosa ha pagato? No, io chiedo una cosa. Quelli col culo alto, poveri disgraziati, e non metto ridere in questo. Quelli col culo alto, che sai dove sono, sì, che pregano dalla mattina alla sera, poveri disgraziati, e hanno bombe, hanno cataclismi di ogni genere, terremoti, pestilenze e casini vari. Questo è il ringraziamento del nostro creatore. Sì. È tutto. Ragazzi, vi saluto. Ciao. 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 Il problema dei modelli matematici legati a soluzioni tipo caotiche è una cosa molto aleatoria, perché? Perché dipende dalle variabili che tu metti nell'equazione che vai a risolvere. Se tu hai cognizione che esistono 100 variabili, dai una soluzione, ma se le variabili sono 101, sono sì, miliardi, tu di soluzioni ne hai infinite. Ma io ho visto alcune elaborazioni tu anche del caos oggettivo, perciò insomma... Sì, appunto, è molto aleatoria, in realtà c'è una quantità di soggettività che interagisce, che è enorme, che è altissima, per cui possiamo solo ipotizzare determinati modelli, ma soltanto se restringiamo le variabili, sì, a un numero estremamente... Sì, limitato. Facciamo un'azione arbitraria, facciamo una scelta a priori che determina un certo risultato. Che poi è la scelta della scienza, tutto sommato, perché la scienza non parla mai di soggettività delle cose, perché deve limitare tutto al laboratorio, deve limitare tutto, perché altrimenti non può dare il risultato sistematico. Dopodiché abbiamo le teorie, ma la passione è un'altra cosa. Sì, ecco, appunto, tornando sul discorso che è dovuto Marco, come dicevamo, c'è una volontà dei cattolici di sminuire la loro azione criminale. Rino Gamilleri, con la sua storia dell'Inquisizione, la vera storia dell'Inquisizione, la chiamano tra l'altro. Pronto? È un tentativo in questo senso di sminuire l'attività. Non ho ancora le palle perché mi hai tirato per i capelli. Allora ti leggo altre due righe. Se si definisse una religione come un sistema di idee che contiene affermazioni indimostrabili, allora Kurt Gödel ti ha insegnato che non solo la matematica è una religione, ma che è la sola religione che può provare di esserlo. Basta. Sì, tanto. Perché è limitata, no? Okay. Certo, ma io mi accontento delle cose limitate, sì, elastiche, sì, e vado molto, molto ad agio. Certo. Certo, così giustissimo. Ragazzi, scusate ancora. Ciao. 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 Ma dottore, anche nel campo della mitologia c'è un'affermazione che dice chiaramente... Chiudo le telefonate, non prendo più telefonate. Siamo quasi in dirittura d'arrivo. No, basta pensare che, ad esempio, uscì in Italia uno studio di Hans Umbner, La verità del mito, in cui dimostrava che alla fine mitologia e scienza avevano la stessa dignità, la stessa capacità, e che alla fine la scienza era soltanto un'elaborazione secondaria, marginale della mitologia, che se uno voleva comprendere veramente la realtà o darsi degli strumenti o tentare di comprendere la realtà, alla fine doveva utilizzare il mito e non la scienza. Bene, chiudiamo qui allora le trasmissioni, anche se c'è un due minuti, così mettiamo un po' di pubblicità, sì, sennò magari, ragazzi. Allora, vi ricordo questa sera che parlare della situazione storica in cui nascono gli gnorfici, o meglio, diventano patrimonio di neoplatonici, per cui stasera parleremo di questo e l'ignoranza costruita dai cristiani, dal cristianesimo, e domani sera a Gozzovigliare. Con la cena del musso. Va bene, tutti quanti a Marostica. Ciao a tutti. Ciao. E a risentirci. Ciao a tutti.